dire che è a cura di Giovanni Greco, l'ha messo insieme appunto passato, presente e futuro. Prego. Qui cresce tra le spighe del grano e le foglie del tabacco la superstizione, il terrore, l'ansia di una stregoneria possibile, domestica. I geni pagani della casa sembrano resistere ad una profonda metamorfosi tentata da una civiltà durante millenni. Nel 1947, nelle campagne della provincia di Lecce, venivano coltivati circa 18.000 ettari a tabacco, che veniva lavorato in circa 400 fabbriche, da oltre 50.000 tabacchine. Il secondo dopoguerra vide nella lotta per l'occupazione delle terre incolte il primo grande movimento di rinnovamento della società e dell'economia. La provincia di Lecce, accanto ai contadini, ebbe l'esercito delle mogli, delle madri, delle sorelle e delle figlie impiegate nelle fabbriche di tabacco. Basta dietro, la caserma era piena di tanti, non viene di segno colpito, anarchico. Noto, pregiudicato e socialmente pericoloso. Turbolento, ne ricordo questi termini, turbolento. Sobillatore, uno dei tanti aggettivi che usavano. Ma noi non ci spaventavamo la forza, credetemi pure, guarda, non lo dico per esaltazione. Noi eravamo tranquilli, perché sapevamo di lottare per una cosa giusta, molto giusta. Finalmente, voglio dire, il movimento politico e quello sindacale capirono qual era questa esigenza e allora la parola d'ordine partì. Devo ricordarlo che è stato Paglietta, Giancarlo Paglietta, proprio a dare questa parola d'ordine molto netta, molto precisa, no? Andate a occupare le terre. E così decidemmo di conquistare queste terre. L'occupazione inizia il 28 29 dicembre del 1950. Di notte partimmo e occupammo le terre. Buonasera a tutti, nonostante la calura ci troviamo a discutere ancora una volta, a confrontarci su un tema così grave e spinoso. Ho sentito parlare prima di stregoneria, fossimo in altre epoche potremmo parlare anche stasera di stregoneria che sta colpendo i nostri ulivi. Vi presento, sono Fernando D'Aprile, direttore di Piazza Salento, mi ha invitato il sindaco a condurre questo dibattito che sì, vuole parlare un po' di passato, un po' di quello che è oggi la situazione, ma ci piacerebbe tanto sentire anche qualcosa sul futuro, perché come tutti i problemi hanno un inizio e speriamo hanno anche una fine possibilmente prossima. Non siamo i primi ad essere stati colpiti da questi fenomeni di disseccamento di alberi. E siamo adesso con coloro che da anni provano a capire che cosa si fa in casi del genere. E devo dare atto all'amministrazione comunale che ha trovato nell'ambito di un programma estivo ricco di appuntamenti e di intrattenimenti,
ha trovato anche la possibilità di parlare di oltre la xylella, passato, presente e futuro dell'olivicoltura pugliese. Passo per questo la parola al sindaco Livionisi, per, non solo per un saluto, ma per una vera e propria introduzione. Sì, grazie Fernando per la tua disponibilità. E come dicevi, appunto, abbiamo trovato lo spazio nell'ambito dell'estate calatea di parlare di xylella. Pensiamo che sia un'iniziativa doverosa da parte nostra, tenuto conto di quello che gli olivi rappresentano per noi. Diciamo sempre, parliamo sempre di storia, di radici, di tradizioni, eccetera, e l'olivo sicuramente è quello che più caratterizza il nostro Salento, e pertanto, diciamo, inserire questa manifestazione che noi speravamo magari in una serata meno calda e quindi più partecipata, inserire, dicevo, questa manifestazione nell'ambito dell'estate calatea era un segnale chiaro che deve rappresentare, perché, diciamo, anche l'amministrazione, con i limiti che ogni amministrazione comunale ha, mostra la sua attenzione verso una problematica che appunto caratterizza, sta caratterizzando, ma soprattutto abbiamo paura caratterizzerà anche il nostro. È chiaro che dobbiamo scontare almeno 20-30 anni di insensibilizzazione verso questa direzione, un'insensibilizzazione sicuramente che sconta soprattutto la politica, e che chiaramente ha anche coinvolto, diciamo, quelle organizzazioni che sul territorio forse dovevano essere più attente per, diciamo, fornire quegli stimoli necessari affinché, diciamo, l'agricoltura non cadesse come purtroppo siamo caduti così. Ora, un momento di crisi potrebbe diventare un'opportunità se chiaramente si creano quei presupposti di una modernizzazione che guardi, noi diciamo, al biologico sicuramente, ma che guardi soprattutto ad una cultura nuova di avvicinamento all'agricoltura. Quel titolo, quel sottotitolo, attacco agli ulivi secolari del Salento, è la conclusione più che la premessa. Sono arrivata a quella conclusione perché, studiando le carte, mi sono accorta di una volontà ben precisa da parte della classe dirigente regionale di fare spazio. Che cosa voglio dire? Io ho fare spazio, quindi eliminare gli ulivi, hanno reso semplicissimo l'eliminazione degli ulivi secolari che fino ad oggi, prima della xylella, erano semplicemente intoccabili. E sono arrivata a questa conclusione perché il mio metodo di indagine si è basato, come ho detto prima, su fonti documentali. Sono andata a verificare se le scelte della Regione Puglia, che nel tempo, dal 2013 ad oggi, hanno portato a porre le condizioni, a rendere possibile lo smantellamento della foresta, fossero andate mese dopo mese di pari passo, quindi in maniera parallela rispetto alle evidenze scientifiche che nel frattempo venivano fuori dagli istituti di ricerca regionali. Quindi ho cercato di capire, verificando e studiando sia le ricerche scientifiche di CNR, IAMBO, Istituto Basile Caramia, sia gli atti pubblici, quindi presi dalla Regione Puglia, ho cercato di capire se questi due filoni andassero in parallelo o divergessero. E mi sono accorta che erano completamente divergenti, nel senso che la Regione Puglia ha deciso di sradicare gli ulivi in totale assenza di evidenze scientifiche, e l'ha deciso nel 2013. Quando ancora non era stato effettuato nessun monitoraggio sugli uliveti, non era stato addirittura isolato il batterio, perché il batterio della xylella è stato isolato quasi un anno dopo, verso la fine del 2014. Quindi, la Regione Puglia, dopo appena 14 giorni dalle prime analisi, decide con una delibera di giunta, e lo scrive nero su bianco in una delibera di giunta, quindi è un atto pubblico, che
La provincia di Lecce è da considerarti, sì, interamente infetta. Loro scrivono, basandosi su una relazione dell'Istituto Fitosanitario, che a sua volta si basa su una relazione firmata da Donato Boscia, dal CNR, loro scrivono che gli ulivi stanno seccando da molti anni, almeno dal 2007 scrivono, è in atto un disseccamento a causa, quindi identificano già la causa, a causa di 4 funghi xilematici, cioè quei funghi che ostruiscono i vasi linfatici, e a causa di un parassita, il rodilegno, che tutti noi conosciamo. È stata riscontrata, scrivono in questo atto pubblico, anche la presenza di xylella sugli ulivi, che potrebbe costituire una concausa, potrebbe costituire una concausa al disseccamento, e quindi, concludono, l'intera provincia di Lecce è da considerarsi infetta, e già obbligano, in quella delibera di giunta nel 2013, a utilizzare a tappeto 2 pesticidi, dimetoato e fosmet, che sono 2 pesticidi la cui cancerogenicità, scusate, è scientificamente provata. Oggi si possono usare quelli e altri, ma è comunque obbligatorio usare i pesticidi. Stanno arrivando in questi giorni le multe, i controlli del Corpo Forestale dello Stato, multe che arrivano a 1.000 euro per chi non ha utilizzato i pesticidi, quindi non ha conservato la fattura, non può provare di averli utilizzati. Chi non prova di aver utilizzato i pesticidi viene multato con il 14 novembre 2013, in una conferenza stampa, l'assessore, l'ex assessore all'agricoltura Nardoni, insieme ad un grande esperto di xylella, Rodrigo Almeida, fanno una conferenza stampa gridando all'emergenza, dicendo: siamo in emergenza xylella. Ripeto, la xylella non era ancora stata isolata in laboratorio. L'emergenza sarà dichiarata nel 2015, quest'anno viene nominato il commissario all'emergenza, ma l'assessore regionale grida all'emergenza, già devo dire grida perché ha gettato nel panico tutti gli agricoltori e i cittadini pugliesi, grida all'emergenza già nel 2013. Come sono stati spesi i soldi? I soldi per l'emergenza, come tutte le emergenze, sono stati gestiti in assoluta deroga a quanto al normale iter previsto dalla legge, quindi bandi di evidenza pubblica, avvisi pubblici per il reclutamento dei consulenti, sono stati gestiti in emergenza dall'ARIF, che è l'Agenzia Regionale per le Risorse Irrigue e Forestali, diretta dall'ex onorevole Taurino, direttore, presidente, scusate, del Valle della Uva. Quindi già nel 2013 la Regione, in quella stessa delibera di giunta, identifica come soggetto attuatore delle misure emergenziali, che ancora non esistevano, l'ARIF. Stanzia 2 milioni di euro per il consorzio di bonifico Gentoli Foggi, che aveva all'epoca 2 milioni di debiti, e questi 2 milioni vengono spesi dal consorzio. Due e mezzo. Dal consorzio Gentoli Foggi vengono spesi giustificandoli con l'emergenza xylella, emergenza ricordo che ancora non c'era, vengono spesi per opere di ordinaria manutenzione dei canali, ripulitura dei canali, riparazione delle tubazioni idrauliche. Questo è scritto su tutti gli atti che io ho documentato e conservo. Quindi con delibera di giunta attribuiscono fondi al consorzio Gentoli Foggi giustificandoli con l'emergenza xylella, e vengono spesi per opere di ordinaria amministrazione. Questo subito nel 2013. L'olio che viene prodotto nel Salento, per la maggior parte olio lampante, non regge più le quotazioni del mercato, perché non regge più la concorrenza dell'olio che viene dalla Grecia, dalla Tunisia e dalla Spagna. L'olio lampante diventa, mentre prima era un valore per la Puglia, soprattutto il Salento era il maggiore produttore di olio lampante in Europa, oggi nel 2015 in un certo senso produrre olio lampante non ha più senso, considerando questa tipologia di territorio, la tipologia degli uliveti, che sono uliveti. Mi piace quindi guardare al futuro, giustamente avete dato questo taglio.
L'olio da uliveto secolare è un olio unico al mondo che nel Salento purtroppo non è stato adeguatamente valorizzato. Le analisi di settore dell'olivicoltura pugliese per capire che cosa stia accadendo, perché il fenomeno dell'abbandono delle campagne che potrebbe aver causato il disseccamento degli ulivi, insieme appunto alla presenza di funghi, rotilegno, l'abuso di fitofarmaci. Siamo la quarta regione in Italia per abuso di fitofarmaci, che vanno poi ad inquinare la falda e vanno anche a rendere arido, desertificato il suolo. Ci sono delle analisi fatte sui terreni in zona Lisauli, sui terreni dove ci sono gli ulivi che stanno seccando, e quelle analisi parlano chiaro: la materia organica, se è inferiore allo 0,1 se è inferiore, scusate, all'1%, quel terreno può considerarsi già deserto o in fase avanzata di desertificazione. Ebbene, quei terreni in zona Lisauli dove hanno cominciato a seccare gli alberi hanno una materia organica pari a 0,9%, quindi sono terreni praticamente non più fertili. La valorizzazione dell'olio da ulivo secolare, che ha delle caratteristiche organolettiche uniche rispetto all'olio prodotto da ulivi non secolari, questo è stato studiato e ci sono delle ricerche fatte da istituti accreditati che provano l'unicità del prodotto olio extravergine d'oliva prodotto da appunto ulivi secolari. Probabilmente considerando la unicità del territorio, che ha un appeal turistico particolarissimo, che rende il Salento appetibile. Siamo la prima località come richieste su TripAdvisor quest'anno nel 2015 come richieste turistiche. Quindi una bellezza del territorio che è fatta di ulivi secolari, muletti a secco, enogastronomia, salute, un sistema di macchia mediterranea con il mare che è in continuo dialogo. Forse è su questo che bisogna puntare, sull'agricoltura naturale, sull'agricoltura biologica, proprio perché è una forse abbiamo imboccato una strada di non ritorno. Non possiamo più fare quello che è stato fatto. Imparando dai nostri errori, probabilmente si apre una opportunità, una riflessione diversa. Ed è per questo che giustamente, come diceva Fernando, come diceva il sindaco, parliamo di Xylella come di una opportunità. Quindi è vero, dalla crisi riflettiamo su questa nuova opportunità che è fatta di sicuramente di bellezza e non di desertificazione e non di sradicamento dei fiumi. È scritto che non è mai stato provato che quando si tratta di Xylella sradicare le piante serva a qualcosa. E parlava di piante, non di alberi, parlava delle piante da caffè, parlava delle piante di viti. Tutti gli esperimenti che sono stati condotti negli ultimi 30 anni su Xylella in California, in Brasile, non sono mai riusciti a dimostrare che sradicare le piante serve per bloccare l'avanzare del batterio. Vi posso fare un esempio banalissimo: perché EFSA dice questo? Perché gli scienziati non sono riusciti a dimostrare che sradicare le piante serva? Perché si tratta di un batterio. Quando abbiamo un'influenza di tipo batterico e non virale, se ci uccidono, l'influenza va avanti, non è che uccidendo quella pianta, quindi non è che sradicando quell'ulivo si ferma il batterio fa il suo corso e va avanti. Non è stato mai dimostrato che serva, anzi, ed ecco perché gli agricoltori bio, che sono poi alla fine veramente quelli che sono riusciti a bloccare lo sradicamento degli alberi, ecco perché sono riusciti ad averla vinta, perché il TAR e il Consiglio di Stato hanno detto, il Consiglio di Stato a Roma, hanno detto la soluzione che proponete, cioè che propone l'Europa, la Regione Puglia, il Governo, cioè sradicare le piante, è peggiore del male. La soluzione che voi proponete
sradicare gli ulivi è peggiore del male, cioè xylella, perché di fronte ad un danno certo per la salute, per il paesaggio, per l'economia, un danno certo che è quello dello sradicamento degli ulivi, di fronte a questo danno certo è meglio stare fermi e pensare parliamo di futuro anche con il professore, con il dottore Franco Trinca, nutrizionista clinico e presidente associazione No OGM. Sì, volevo dirle, così per provocarla, ma non tanto, che Monsanto ha fatto un comunicato dicendo che loro con gli ulivi non c'entrano e comunque non hanno in programma né in produzione ulivi geneticamente modificati. Quindi? Vabbè, se vogliamo capire questa cosa basta pensare che c'è un'azienda, Allelix, che è il contrario di Xylella, che è stata acquistata dalla Monsanto dopo che questa azienda, mi sembra degli anni 2000, sequenziò tutto il genoma della Xylella, che è uno dei due batteri o microorganismi del mondo individuati dagli esperti di guerra batteriologica come arma di distruzione dell'economia. Due batteri a livello internazionale sono stati individuati, uno dei due, e la Monsanto ha seminato una Xylella patogena. Ci sta la procura che sta indagando, ma non una procura, la procura di Lecce, a cui ho consegnato dossier, la procura Brivari e anche il dottor Caselli della commissione antimafia, no, della procura antimafia. Quindi ci sono degli interrogativi, la giustizia di fatto che nel 2013 ufficialmente dicono che c'è Xylella, ma ammette il professor Martelli in un documento ufficiale della Fondazione dei Georgofili, che è pubblico, che loro lo sanno almeno dal 2011, due anni prima, ma due anni, in un'infezione che poi dichiareranno così emergenziale, non è uno scherzetto, c'è una cosa grossa, è già lì una negligenza colpevole di essere indagata giuridicamente. Tardano, come ha ricordato lei, dottor D'Aprile, tardano nelle ricerche delle soluzioni, e anche questo è colpevole. C'è un'emergenza, mi può devastare l'intero territorio e non inizio le sperimentazioni. Anzi, in quel documento che ha citato la giornalista Marilu Mastro Giovanni della regione, c'è scritto, l'ho letto, vi garantisco, andatelo a controllare, che non c'è alcuna cura possibile per la Xylella. Falso. Io ho documentato che nella ricerca internazionale la Xylella è acetilcisteina, un fluidificante del muco, come si usa il fluibucil per il catarro dei bronchi, che in Brasile viene irrorato al suolo, oltre che sulle foglie, ma sembra che funzioni meglio al suolo, scioglie il muco della Xylella, permettendo alla linfa di riprendere il suo corso, ma non solo, perché la linfa porta i polifenoli, che sono delle molecole prodotte proprio dall'olivo e anche curative per il genere umano, e questi polifenoli uccidono la Xylella, o comunque la tengono contenuta. Questo ci dice la ricerca. Come io, povero nutrizionista clinico, al confronto dei grandi luminari, o la giornalista Marilu Mastro Giovanni, guardando un po' di letteratura, scopriamo questo, e i professoroni Martelli, Boscia e tutti gli altri del CNR dello IAMB, pagati profumatissimamente con mezzi, con ricerche, con esperienza, non lo scoprono? E non è l'unica terapia possibile. Il grosso della Copagri, che finalmente ha ricevuto l'autorizzazione per una sperimentazione, oggi mi ha detto, con la professoressa Carlucci, con cui ho parlato, la micologa della Università, credo di Foggia, che già nel 2013 diagnosticò ad Andria e in altre località, quindi molto a nord, la stessa moria, erano i funghi, non era la Xylella, o comunque c'erano questi funghi, che ha riconosciuto la stessa regione nel 2014 come altamente patogeno, e che già negli anni 80 in Grecia, scritto dalla regione, avevano determinato una moria estesa di ulivi. Perché poi non si è seguita quella strada? Perché quella non porta soldi, per
perché non porta soldi? Perché i funghi non sono inseriti nell'elenco di emergenza di certi patogeni, mentre la xylella dal 1981 è iscritta lì. Ma è un criterio, si può cambiare, perché si è partito dal presupposto che i funghi esistevano già nell'ambiente e in Europa la xylella non ci sarebbe mai stata. Noi abbiamo portato della documentazione genetica con la quale abbiamo portato evidenze per cui probabilmente questa xylella esiste da circa 15.000 anni autoctona. Ora, la Monsanto l'abbiamo citata anche perché si è usato molto Roundup, molta chimica nelle nostre campagne, e è vero anche ad Oria, io confermo il dato che dava Marilu per la provincia di Lecce, anche ad Oria siamo allo 0,7% di sostanza organica. È ovvio che l'ecosistema dell'albero non reagisce più alle difese basse, non ha il nutrimento. I funghi, eventualmente pure il batterio, può prendere il sopravvento. Ma sia chiara una cosa, scoprire a livello analitico che c'è il batterio non dimostra che lui sta scambiando in California, dove lui cercano un'importante sottospecie di xylella, perché ci sono varie sottospecie, era stata trovata in circa il 20% degli ulivi, in Puglia è stata trovata su circa il 2%, capito? Circa il 2% delle analisi, su 30.000 analisi. Gli ultimi dati che abbiamo del ministro Martini, recentemente, degli ispettori europei, dicono che nella provincia di Lecce, negli ultimi 8 mesi, un anno, sono stati analizzati su, non mi ricordo, 26.000, 15.000, non me lo ricordo, analisi, circa 160 alberi di ulivo infettati di xylella. Ma di che parliamo? 160 su 1.000.000? Questa è una follia. Le norme internazionali a cui l'Europa si rifà per emettere la decisione che ha emesso, a cui poi il decreto ministeriale si appella, non dicono questo, e anche ciò l'ho documentato nelle procure, perché le norme internazionali che parlano di come comportarsi quando c'è un patogeno serio, dice la struttura internazionale mondiale a cui appartiene anche l'Europa, dice ci sono 3 possibilità, non una, 3, di cui una sola è tentare l'eradicazione del batterio. Conseguentemente, all'ipotesi di eradicare il batterio, parte il taglio degli alberi e i pesticidi e tutto il resto. Ma dice, prima di valutare, di decidere questa di 3 possibilità, poi vi dico le altre 2, bisogna studiare bene il problema, perché si fa da anno e lo dice, bisogna studiare gli effetti dannosi a breve e lungo periodo, ambientali, socio-economici. Lo ricordava il sindaco, è un disastro per l'economia, il turismo, per la identità culturale, e parla di fattori sociali. O quindi ci si è studiato bene, forse non è quella la strada giusta, e impone agli esperti scientifici di fare delle relazioni circostanziali. Io le voglio vedere, dove stanno? Sono state fatte, le voglio vedere. Ai decisori politici per esporgli pro e contro e presentargli le altre 2 opzioni. Ma se nel 2013 i decisori politici nella decisione, nella delibera di giunta già dicono che bisogna tagliare tutto, che non ci sta la quercia, ma chi li ha informati male così? Perché qualcuno li ha informati, loro li hanno ascoltati, i tecnici, o è uno è muto e l'altro è lo stesso. Le altre 2 opzioni sa quali sono? Una è il contenimento, passare dalla eradicazione del batterio, che l'ha ricordato, non è mai avvenuto al mondo, non è mai avvenuto, quindi al mondo, è fuori dai protocolli scientifici, tanto che ho ipotizzato il crimine di abuso di potere e danno ambientale e danno alla salute pubblica,
perché se manca il superstato scientifico per prendere decisioni di tale gravità, che mai avrebbe potuto essere prese impunemente, se manca il dato scientifico, manca l'alibi, manca la potenza. Che cosa fare quindi adesso? Curare il terreno, anche per preparare, oltre all'olivicoltura, la nuova agricoltura. Ci sono i fondi nella PAC 2014-2020, che serve il finanziamento europeo, che ogni 5 anni, 6 anni c'è. Usiamoli, uniamoci al di là delle polemiche, andiamo a trovare la nuova amministrazione con le associazioni, anche dei cittadini, dei consumatori, l'associazione OGM, gli operatori della cultura, andiamo a chiedere l'utilizzo dei fondi per una nuova politica di agricoltura. Qualunque sia appunto la causa, una parte è l'abbandono dei suoli. Ma perché sono stati abbandonati gli alberi, i suoli e le cure? Come diceva, se non sbaglio, lei stesso? Perché o il sindaco non c'ha redditività. Come fai a curare, ma anche adesso, le imposizioni che hanno messo per legge per cui i proprietari di terreni dovrebbero fare due o tre trattamenti all'anno tra diserbo, pirodiserbo, fresatura, potature, più, io ho contato 4-5 trattamenti all'anno, perché almeno due nel periodo che va da maggio ad agosto, mi sembra, e altri 2-3 trattamenti nel periodo autunno. Ma dove ce l'ha la gente sti soldi? E gli faranno le multe? Cosa vuol dire? Dove porta l'insieme di questi fattori? A cedere la terra. Uno se ne libera, mettici pure l'IMU sopra, non la puoi più tenere, è un furto di terra. Questo è il vero obiettivo. Allora, facciamoci furti. Al di là di queste manovre che ci possono essere, che diamo fastidio alla concorrenza internazionale globalizzata, ma perché noi non potremo mai produrre l'olio della Spagna? Perché se vi dicessi come si sono organizzati, per fortuna che, come diciamo oggi con Matteo, c'ha l'odore di urina di gatto. Sì, urina di gatto. Gli ulivi, l'olio della Spagna. Ma non lo dico io, lo dicono i sommelier dell'olio. Per fortuna. Ma li hanno talmente standardizzati con la chimica, non lo so se, no, gli OGM no, ma la chimica sì, e messi a filari, hanno delle estensioni enormi, quelli vendono l'olio con delle rese, mi dicevano, del 26% di olio, il doppio. Come faremo noi a concorrere a 2-3 euro? Allora cosa dobbiamo fare? Un olio di qualità. È l'unica possibilità, andare in un'altra fascia di mercato. L'olio di qualità è prima di tutto biologico, e non solo di nome, ma di fatto, con delle proprietà organolettiche, curative, si chiama Nutraceutica, le proprietà curative dei prodotti mediterranei. Questa è la nostra strada. Allora, un olio giusto, che secondo me, ma 7-8 euro bisogna pagarlo, ne consumerò di meno, non friggerò, vi insegnerò cose sulla culinaria dietetica, ne consumo di meno, di qualità, credo, è un farmaco. Grazie. Anche brevemente ringrazio Fernando, il dottore Trinca, la dottoressa Mastro Giovanni, tutti voi che a quest'ora sono le 11 e quindi siamo rimasti stasera ad approfondire questi temi importanti che chiaramente ci lasciano sempre sospesi, perché di fatto il problema rimane, al di là del nome della malattia. Ci rimane il problema che gli alberi stanno seccando, e questa è l'amara realtà. Ci guardiamo, io ogni volta che vengo da Gallipoli per Galatone, sulla destra si vede ormai, diciamo, sicuramente più alberi malati o sofferenti rispetto ai sani, e questo ci lascia un amaro veramente forte. E quindi il fatto di dover sperare che queste diciamo ricerche, questi approfondimenti della scienza possa darci delle risposte nel più breve tempo possibile, perché poi spesso si subiscono delle delusioni perché tante iniziative sono state prese e poi magari purtroppo non ci riescono, e queste, diciamo, la
la speranza è quella che almeno qualche iniziativa possa sortire effetto e quindi ridurre